Come cambia la viabilità Sanremo per la Milano-Sanremo? E cambia in modo radicale, nel senso che in passato arrivavamo sul lungomare Italo Calvino, Piazzale d'Apporto. Oggi arrivando su Via Roma chiaramente dobbiamo intervenire con una serie di correttivi, anche perché bisogna iniziare a montare le strutture tecniche. Il primo intervento che viene fatto è già domani mattina, perché inizieranno a scendere i mezzi tecnici della Rai TV, per cui da domani mattina noi saremo costretti a chiudere il Corso Mombello Superiore, per cui la strada, chiamiamola strada, la carreggiata di Ponente viene chiusa totalmente al traffico, invece la strada di Levante viene chiusa soltanto, cioè è permesso salire e si potrà soltanto transitare. Per cui chi arriva da via Pietragosti, via Martiri, potrà fare solo la galleria o via Caduti del Lavoro, viceversa chi arriva da via Roma può ancora salire. Per poi completare questa chiusura alle ore 14 di sabato, per cui la deviazione sarà in tutti e due i sensi di marcia. Poi ci saranno una serie chiaramente di divieti per poi chiudere totalmente via Roma sia la notte tra sabato e domenica, perché c'è la necessità di chiudere, di montare le strutture. Una volta montate riapriremo per poi chiudere definitivamente alle ore 10 e la via Roma e anche la via Nino Bixio, tra l'altro che la chiudiamo alle 13 perché per esigenze tecniche occorre sempre una via parallela che superi il traguardo senza passare sotto lo striscione, e con tutta una serie di divieti anche sulle strade che non sono interessate in prima persona dalla corsa, che per noi sono via Nino Bixio, Giardini Vittorio Veneto, Lungomare Italo Calvino e Piazzale d'Apporto. Questo perché, anche da chiarire come mai, perché al seguito della corsa ci sono circa 500 mezzi. Un consiglio da dare ai cittadini? Un consiglio da dare ai cittadini è sicuramente domenica scendete tutti a vedere la Milano-Sanremo, ma non usate la macchina, almeno si usa, anche perché ecco, voglio sensibilizzare specialmente questo, su questo punto, perché una volta arrivata la Milano-Sanremo non è, per la viabilità cittadina non è finita, perché ci sono tutti i protocolli da rispettare per l'arrivo, quindi premiazione e quant'altro, e solo a completo sgombero di pubblico, di giornalisti e quant'altro si potrà intervenire per smontare le strutture che abbiamo visto sono state smontate in diversi momenti della settimana, per cui tutto insieme via Roma presumo si potrà riaprire soltanto dopo le 20 della sera di domenica, per cui chi scende anche dopo l'arrivo della Milano-Sanremo deve mettere in preventivo che con i veicoli deve fare la circonvalazione, che poi è l'unico percorso alternativo per bypassare via Roma. Circonvalazione che è Corso degli Inglesi, via Agosti in un senso, via Caduti del Lavoro nell'altro senso, la Galleria e via Volta.